Per piacere, un po' di silenzio, vedete, ma siccome stiamo andando avanti con la trasmissione, fatemi parlare. Dunque, stavo dicendo che un po' le nocelle, le nocelle, le schegge, le cose, tutte le persone che fanno. Scusate, io sto parlando con il pubblico della televisione. Voi siete qui spettatori in sala, non disturbate, se avete qualcosa da dire, se nell'intervallo esprimete perché questi vostri pensieri. Scusi, perché la trasmissione è cominciata. È già da un quarto d'ora, c'è stata la sigla, non ho visto niente. Sì, ma no, non pensavo che siccome Dazio che sto dicendo un fatto a lui, no? Ancora si. Non sapevo che si sentiva. Come non sapeva che si sente? Se lei parla si sente, se lei parla. Se parlo si sente. Allora perché parla? Io che sto dicendo? Però non pensavo che. No, poco, scusi. Lei che cosa ha da dire al suo amico? Io sto dicendo un fatto. Comunque, se lei continua. No, io devo continuare, ma io devo continuare col programma e devo dire delle cose. Lei mi interrompe, mi fa perdere il filo, una certa consecuzione mentale nel discorso che devo fare. Ma lei non dovete essere tanto invadente, perché sennò non il fatto neanche lo. Comunque. Non riesco a capire cosa vuol dire lei. Io posso dire un fatto cristiano, no? Che cosa vuol dire? Sto dicendo la verità, io sono di Bari. E si è capito, si è sentito. Si sente la cadenza. Anche se sono nato a Siena. Ah, sì. Io sono di Bari, sono proprio barese, vita. Sì. Io stavo facendo un commento al compare, presente. Ecco, avete detto prima che la festa oggi è la festa della mamma, la festa, che altre feste è? Ha detto che parla della festa dei fidanzati, la festa della mamma, la cosa più importante che oggi è Santo Nicò, a Bari è Santo Nicò, io sono di Bari, a Bari è Santo Nicò. E vabbè, bisogna dire, perché venerdì, sabato e domenica è la festa del San Nicò, domenica oggi proprio, io non dovevo neanche stare qua, dovevo stare a Bari, perché oggi è la festa dei baresi, ufficialmente tutti i baresi contemporaneamente entrambi di tutte le ruote che stanno a vedere la televisione. Ma che tutte le ruote? Cosa stai dicendo? Perché oggi è la festa di San Nicò. Anzi, mi meraviglio come quote spatriate di Solfitto non è andato a fare le interviste ai pellegrini che vanno a vedere la festa. Vabbè, di San Nicò. Oggi è la festa di San Nicò. Solfitto dove sta? Non c'è, oggi non c'è Solfitto. Il compagno tuo. Vabbè, compagno, allora, è la festa di San Nicò. Che è una festa, guardi, devo spiegare, posso alzare? Oh, mamma mia. Ma volevo dire che c'è una festa di San Nicò che prenza è una cosa straordinaria. Io volevo girare un film addirittura. Ah sì? Su Santo Nicolo un film. Un film? Volevo fare un film che si chiama Operazione San Nicolo. Ma faccia il piacere, c'è già stato il film Operazione San Gennaro. Ma ci va a fare, scusa, abbiamo fatto Operazione San Gennaro, prima di fare Operazione San Nicolo. Ognuno si fa l'operazione che. Vabbè, e quindi poi noi guardi una festa che veramente andava citata alla televisione. Vabbè, adesso la stiamo citando. Ma è la televisione veramente questa. Sì, dunque com'è la. Una televisione proprio, cioè una festa. Una festa proprio che è grandissima. Se tu vedi in Terra Lanza le polpette. Che cosa? In Terra Lanza. Che Terra Lanza? È un posto dove si vendono i polpi ricci che vanno 2 milioni l'uno che si copre. Proprio. I polpi crudi. I polipi si chiama. No, I polpi ricci che ricci dentro la cestina. E si vendono tutti i pellegrini che vengono da tutta l'Italia, in America voi non sapete la festa di San Nicola qua, niente meno in francese, niente meno. Che non sapete la festa di San Nicola, ecco una cosa maestosa proprio, tutti i pellegrini che camminano in coro sopra questo lungomare e cantano, tutti dicono Santa Nicola, va bestu. Scusa, compagni piano. Ma che cosa compagni? Do maggiore, come, scusa, Pippo, piacere. Mamma mia, questo è. Santa Nicola. Allora fatelo anche ma voi. Ma Caruso, com'è l'orchestra? Do maggiore. E poi passiamo alla linea Valenti. Do maggiore, 3 minuti. Alegre, vale, nada, nada.
torni al suo posto. Grazie, perciò. Torni al suo posto, torni al suo posto. Grazie. Abbiamo avuto gli spettatori pazzi, ma come lei mai? Ha rovinato anche l'orchestra, stia col suo amico e non parli, non parli, non disturbi più, eh? Grazie. Che adesso c'è Paolo Valenti e... Lei è molto buono e bravo e bello. Anche lui. Va bene.